È terminata per 3-0 l'amichevole giocata con il Gemini Calcio, formazione del campionato di promozione. Presenti sugli spalti circa 700 persone che hanno applaudito la squadra del mister Lillo Bonfatto. Mister Lillo Bonfatto, quale indicazione hai tratto da questo test match contro il San Giovanni Gemini, finito 3-0 per i biancoazzurri? Lasciando perdere il discorso del risultato, mi interessava vedere se i ragazzi avevano... si sentivano i carichi di lavoro, perché abbiamo lavorato tanto da una settimana, però ci sono cose positive, ma ci sono tantissime cose negative che dobbiamo migliorarle al più presto e dobbiamo lavorare tanto. Soddisfatto? Sì, si poteva fare sicuramente meglio, però ripeto, i carichi sono importanti e quindi in questo momento dobbiamo essere bravi a prendere i meccanismi di quello che noi lo staff gli chiediamo. I ragazzi sono ragazzi che si applicano ogni giorno e qui, su questo punto di vista siamo contenti. Come procede la preparazione atletica? Ripeto, procede bene, ora c'è un'altra fase, la seconda settimana di lavoro. Ci sono organizzate altre amichevoli e quindi ogni giorno che passa dobbiamo cercare di alzare il ritmo per arrivare alla prima partita, non dico al 100%, però arrivare con una condizione ottimale. Soddisfatto della campagna acquisti dell'Acragas? Sì, sono soddisfatto, sappiamo la società sta lavorando, il direttore sta facendo un ottimo lavoro. Siamo contenti soprattutto dei ragazzi che sono arrivati, lasciando perdere il discorso tecnico-tattico, siamo contenti anche per quanto riguarda la personalità che hanno e soprattutto le persone che sono. Un giudizio sul girone I della Serie D? Vabbè, si sapeva, il girone I quest'anno è un girone complicato, è difficile, tante squadre vogliono vincere e quindi ora hanno messo pure la Scafatese, che è una grande squadra, anche il Pompei è una grande squadra, si sapeva, però noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti in tutti i match, cercare di dare sempre il massimo, onorare la maglia, perché questa maglia è una maglia gloriosa ed è giusto uscire dal rettangolo di gioco dopo aver dato tutto. Il 1° settembre, Coppa Italia, primo turno all'Esseneto, sarà derbissimo Acragas Licata. Sì, è un derby sentito dalla città, dalla società, da tutti, lo sappiamo l'importanza. È la prima partita e quindi ci dobbiamo preparare per arrivare al meglio possibile e quindi sappiamo pure l'importanza di questa sfida. Direttore, prima uscita stagionale dell'Acragas, allenamento congiunto con il San Giovanni Gemini, vince la squadra biancazzurra per 3-0, tanto entusiasmo sugli spalti, grande presenza di pubblico. Sì, grande presenza di pubblico, devo fare i complimenti alla popolazione agrigentina che tiene la squadra dei giganti, oggi io credo che ci siano state 700-800 unità, quindi gli fa onore, fa onore a noi e siamo felici di aver sciolinato una prestazione degna della giornata. Devo fare i complimenti al San Giovanni Gemini che si è speso e ha giocato veramente una partita minuziosamente corretta e gestita bene, sia dal loro mister che dai giocatori in campo. Per quanto riguarda il nostro step di oggi, è uno step importante perché stamattina i ragazzi hanno lavorato tantissimo, hanno fatto tanto, tanto veramente sforzo per rimanere in campo, tant'è che poi abbiamo frazionato la partita in tre tempi e abbiamo fatto dei cambi in blocco, non singoli. Ma guarda, dare giudizi oggi sarebbe un po' affrettato. Se consideriamo che veniamo da 5 giorni, sono i primi 5 giorni di preparazione con doppie sedute e carichi di lavoro importanti, se io oggi vedevo una squadra brillante sarei seriamente preoccupato. Diciamo che però la squadra è stata bene in campo, una prima mezz'ora fin quando le gambe erano un po' fresche si è visto un buon fraseggio, un buon possesso palla, dei movimenti importanti anche nella fase difensiva con le marcature preventive, la riaggressione quando si perdeva palla e poi diciamo che siamo soddisfatti, ho osservato più che altro i giovani, diciamo che arrivano delle informazioni positive. È ancora presto per dirlo, che gruppo sta nascendo? Ma è un gruppo che si sta conoscendo, un gruppo che è già molto affiatato, lo vedo dai primi giorni di ritiro,
i ragazzi stanno bene assieme, lo staff tecnico sta facendo un buon lavoro, perciò, ripeto, siamo ancora all'inizio, perciò dare dei giudizi sarebbe un po' affrettato. Calciomercato farà ancora altri colpi, l'Akragas? Ma guarda, stiamo lavorando su un paio di 2006 perché siamo un po' carenti e penso che in settimana prossima può anche darsi che almeno uno potrebbe arrivare.